Serata dai campi dell'Olmo Ponte, iniziamo questa settimana oltre a seguire le giovanili dell'Arezzo a seguire anche le vicende dell'Olmo Ponte, in particolare della squadra esordienti a 2007, quest'oggi tra l'altro gara contro l'Amaranto Football Academy. Si giocherà in tre tempi di 20 minuti, è la giornata numero 3 di questo campionato provinciale. Tre tempi da 20 minuti, ogni tempo avrà un risultato, la squadra vincente prenderà un punto, in caso di pareggio un punto a testa, ovviamente 0 punti per la sconfitta, quindi la sommatoria dei risultati dei singoli tempi poi darà anche il risultato finale con l'aggiunta anche della vittoria negli shootout. Vallovari, palla che arriva, c'è il colpo di testa e gol! C'è il gol dell'Arezzo Academy che è passata in vantaggio proprio con il suo capitano Tommaso Bidini che ha schiacciato molto bene. E dunque su calcio d'angolo, bel colpo di testa di Tommaso Bidini. Mattia Meacci fermato dall'uscita di Gallorini che se ne va via molto bene, ancora Gallorini mette in mezzo, all'uscita tutto solo e la palla finisce in gol per il raddoppio. Bellissima azione da parte dell'Academy, soprattutto la salita di Mirko Gallorini a destra. E poi ha dato un ottimo pallone in mezzo dove Alushai è stato altrettanto bravo a deviare in porta. E quindi c'è il gol del 2-0 al quarto d'ora. Maddaloni, gran palla in avanti, attenzione, Fabbri che la mette dietro, ancora Fabbri conclude, salvataggio e palla in rete. Ha segnato Lorenzo Fabbri per il vantaggio dell'Olmo Ponte in questo secondo tempo. Gran palla per lui e poi pallone che è finito dentro, solito gioco di gambe, Lovari prova la serpentina, ancora Lovari apre per Alushai, ancora Alushai il traversone, secondo palo a porta vuota, c'è il gol, il gol di Capecchi, Edoardo Capecchi trova l'1-1, Alushai, ancora Alushai, Gallovini lo manda dall'altra parte dove Capecchi trova il 2-1 proprio alla conclusione di questo secondo tempo, la doppietta di Capecchi e dunque l'Arezzo Academy trova il gol del 2-1 proprio allo scadere di tempo. Già partito Bacis, Bacis fa tutto bene, Bacis sinistro e gran gol di Bacis, Manuel Bacis dà il vantaggio all'Academy anche in questo terzo tempo. Dai, arriva Lovari, azione ancora avvolgente, Lovari smarca completamente Gallorini, Gallorini destro di Gallorini in diagonale e anche questo bellissimo va dentro, è il 2-0 Gallorini. Alushai che bellissima palla ancora per Bacis che può andare quasi solo, Bacis in diagonale e sono 3-0, doppietta di Bacis in questo terzo tempo. Lovari va a lanciare dall'altra parte Bacis, Bacis e Lorenzo Fabbri, Bacis e sono 4 in questo secondo tempo ed è anche la tripletta personale di Bacis. Finisce dunque con tanti gol quest'oggi per l'Arezzo Academy.